Ciao Luigi, ciao Mike, un saluto a tutti gli amici di Patrimonio Italiano TV. È un piacere essere qua al Castellammare del Golfo Club a New York. Questa è la mia prima visita negli Stati Uniti di ritorno dalle mie elezioni. Sono stato eletto neodeputato alla Camera dei Deputati in Italia come rappresentante del Nord e Centro America. Sono andato in Italia 4 settimane fa e non sapevo se ero eletto o no, e ora, dopo che sono stato eletto, questo è il mio primo ritorno negli Stati Uniti. Ho deciso di passarlo con gli amici del Castellammare dal Golfo Club in un viaggio tra Washington, New York e Toronto, e sono molto felice di essere qua in questa occasione. Oggi il Castellammare del Golfo Club festeggia il 50° anniversario dalla formazione, è un'occasione importante, ci sono tante realtà come questa nella East Coast degli Stati Uniti che vanno valorizzate, e sarà sicuramente una delle cose in cui mi impegnerò durante questo mandato. E queste sono state 3 settimane intense di lavoro, abbiamo iniziato dall'elezione del Presidente della Camera, del governo, c'è stata la fiducia del governo e ora proseguiamo. La prossima priorità sarà le leggi di bilancio e vedremo cosa potremo fare per gli italiani all'estero. Questa sarà la mia missione. Ciao! Questa è la prima volta che torno e sono molto felice di essere qua in questa occasione. Il Castellammare da New York è molto presente nel territorio, sono a vostra completa disposizione proprio per sentire le esigenze che sono le vostre, quelle di questa comunità, questa è la bellissima comunità italo-americana, italiana di New York. Io spero che questa legislatura sarà anche un'opportunità, un'occasione per lavorare su alcune priorità, prima fra tutte il riacquisto della cittadinanza italiana per chi l'ha persa, e iniziative di lingua e cultura come quella del premio di poesia, che spero sia una delle tante. È bellissimo vedere una comunità così attiva dopo 50 anni, a 50 anni dalla fondazione, ancora così attiva. La dottoressa Mangione mi ha parlato molto dell'iniziativa che poi è diventata quella che è stato il premio di poesia, e il Comites da me presieduto è stato uno dei primi a dare il patrocinio per questa bellissima iniziativa, quindi spero che questa occasione sarà la prima di tante.